Se soffri di anemia, sei costretto periodicamente a ricorrere a medicinali a base di ferro, che poi ti mandano in tilt l'intestino, o ci convivi e non fai nulla con una costante stanchezza e vulnerabilità per la quale non sembri trovare cura. Ora, cos'è davvero l'anemia? Quali sono le cause nascoste e come puoi prevenirla e curarla partendo proprio dal cibo che mangi tutti i giorni? Quando sei anemico vuol dire che hai un numero ridotto di globuli rossi e questo fa sì che l'emoglobina che trasportano non è abbastanza per le tue esigenze. L'emoglobina è una speciale proteina che trasporta ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti del tuo corpo e se non ne hai abbastanza puoi sentirti stanco, poco concentrato, in preda agli sbalzi di umore, con un battito irregolare, difficoltà a sopportare il freddo, con il respiro più corto, in affanno o addirittura può comparire del mal di testa. In ogni caso sei sempre più debole e vulnerabile e il tuo sistema immunitario non ti supporta più a dovere. Se sottovaluti l'anemia e impari a conviverci, purtroppo nel tempo questa condizione può danneggiare i tuoi sistemi interni, soprattutto la funzionalità del tuo cuore e del tuo cervello. La forma principale di anemia è quella dovuta a carenza di ferro. Infatti, ogni molecola di emoglobina contiene 4 atomi di ferro, indispensabili al trasporto dell'ossigeno. Senza ferro l'emoglobina non può più svolgere il suo lavoro. Può essere che manchino anche delle vitamine insieme al ferro. In questo caso è soprattutto il gruppo B a essere carente. In particolar modo può mancare magari la B9, che poi è l'acido folico, o la B12. L'anemia può essere anche legata a problemi al nostro sistema immunitario e in questo caso a disturbi del nostro intestino, che non riesce più ad assorbire correttamente i nutrienti e quindi anche ferro e vitamine a causa magari di disbiosi, di candida, di parassiti, di permeabilità intestinale. A presenza anche di malattie autoimmuni e di natura infiammatoria che vanno curate, altrimenti l'anemia non si risolve. Come vedi, il problema è abbastanza ampio e complesso. Ci sono poi alcune condizioni particolari che possono favorire l'anemia, tra cui carenza di B12 per dieta vegetariana o vegana non bilanciata, ciclo troppo abbondante, in gravidanza e allattamento, perché il bambino assorbe molto ferro, soprattutto quando è nella pancia della mamma, e l'uso frequente di medicinali come aspirina, antinfiammatori, antidolorifici, antiacidi, antibiotici, questi sono tutti farmaci che facilmente ti possono portare carenze. Che sia il ferro a mancare o il ferro più le vitamine, che sia l'intestino in difficoltà o speciali fasi della nostra vita, di certo tutto è in un modo o nell'altro legato e acuito dalle nostre scelte alimentari quotidiane ed è su questo che possiamo intervenire in modo efficace, risolvendo una volta per tutte questo problema e soprattutto sostenendo gli speciali momenti di difficoltà. Ma come puoi prevenire e curare l'anemia attraverso l'alimentazione quotidiana? Partiamo dai cibi che non sono amici del tuo ferro e del tuo sangue. Qui ci sono parecchie sorprese, innanzitutto zucchero, farine raffinate, glutine. E poi troppa crusca di semi e legumi a causa purtroppo dell'acido fitico che è contenuto in questi alimenti. Poi latte e derivati perché favoriscono la disbiosi, tè e caffè che sono proprio dei ladri micidiali di minerali preziosi e l'abitudine di bere bevande gasate e zuccherine nei pasti e fuori dai pasti. I cibi che invece aiutano ad assorbire il ferro, soprattutto la forma M, la più facile per noi da assimilare, sono tutte le proteine animali, soprattutto la carne da pascolo, poi tuorlo d'uovo, pesce, frutti di mare, consumate come primo piatto del pasto 2 volte a settimana. Poi verdure a foglia verde, soprattutto spinaci con limone, kale, cavolo nero o broccoli. E poi vitamina C da assorbire insieme, perfetto il limone da accompagnare con le proteine. Alcuni superfoods in polvere che puoi prendere al mattino come maca, clorella, spirulina, anche la moringa, il fungo reishi e il ginseng. Se sei vegetariano e vegano, per non andare incontro a carenze, usa le microalghe e supplementala magari periodicamente con la vitamina B12. E ricordati, mi raccomando i grassi, quindi olio di cocco, burro, ghee, che sono assolutamente fondamentali per assorbire i minerali. Senza grassi
niente minerali. E attenzione, la questione ferro la risolvi non assumendo acido folico, mi raccomando, che è una forma difficile per tutti da assorbire e che per molti si trasforma in un autentico veleno, ma assumendo la sua forma già trasformata, il metilfolato, ormai facile da trovare anche in farmacia. Il lavoro più importante che devi fare però è riequilibrare il tuo intestino, il luogo dove accade l'assorbimento. Se c'è disbiosi e batteri, e quindi c'è disordine intestinale, niente ferro per te. Quindi, oltre a limitare lo zucchero e le farine, che favoriscono la disbiosi, periodicamente usa probiotici di buona qualità, così da garantirti di assorbire tutto ciò di cui hai bisogno. Infine, ricordati di alleggerire i tuoi ritmi di vita. A volte l'anemia non è altro che lo specchio del fatto che facciamo più di ciò che possiamo umanamente reggere, e di garantirti poi anche un buon sonno, soprattutto mentre stai guarendo. Una volta che hai riportato i valori in equilibrio, il segreto è soprattutto quello di non riportarlo mai troppo giù. Quindi buone abitudini a tavola, almeno 5 giorni su 7, e poi periodicamente un po' di supplementi che possono aiutarti, come i probiotici, il metilfolato e la vitamina B12.